Si aggrava l'incertezza occupazionale dei lavoratori tarantini. Il tavolo sull'Ilva, il Ministero del Lavoro tra governo, azienda, Regione Puglia e sindacati non ha prodotto risultati. Il 19 scade la cassa integrazione da parte di Acciaierie d'Italia per i 2.500 lavoratori dello stabilimento di Taranto ed attualmente non c'è una seria prospettiva. Per i sindacati il governo deve assumere l'unica decisione possibile, quella di reintegrare i lavoratori. Il ministero dice, tolto l'ammortizzatore in deroga, che è questo, io non ho altri strumenti ad oggi e non so neanche se con la tempistica riusciamo poi ad agganciarci visto l'imminente scadenza. Il 19 c'è questo summit con Urso, ma in realtà non si parlerà di cassa integrazione, sarà più di carattere generale, e quindi la situazione, diciamo, non è grave, ma molto di più. L'incertezza per i sindacati e la visione di lungo periodo, soprattutto se rimarranno le attuali condizioni di governance, fanno sapere il futuro dell'acciaieria e di tutto il gruppo Exilva è segnato. Al di là di chi firma gli accordi, c'è una volontà aziendale di non rispettarli per far sempre forza su un braccio di ferro con il governo. Ecco, a questo punto il sindacato, quando c'era da prendere la sua di responsabilità per tutelare i lavoratori, l'ha fatto. Crediamo che sia il momento anche per le istituzioni regionali e per il governo di metter mano alla partita per poter capire come coprire i lavoratori e come proseguire. Parlare di transizione ecologica in questa condizione di incertezza è puro esercizio retorico, con un amministratore delegato di questa società che continua a prendersi gioco delle piaghe delle comunità, che continua a utilizzare la cassa integrazione come bancomat sulla pelle dei lavoratori, ultima dimostrazione è che ripartono alcuni impianti come AFO2 e aumentano i lavoratori sospesi in cassa integrazione.